Allora, buonasera, prima puntata di Pala Bar dello Sport. E questa sera abbiamo tre ospiti importanti. Abbiamo il mitico comico di Sicilia Cabaret, Andrea Lupo, detto Lupetto. Buonasera. Applauso Lupetto. Grazie. Poi abbiamo il nostro tecnico del CUS Palermo dell'eccellenza, Corrado Mutolo, e il direttore tecnico del settore giovanile, Andrea Bruno. Vi presento il mitico e insuperabile Corrado Nitto. E allora, iniziamo a parlare di calcio, iniziamo a parlare di sport e faccio la prima domanda questa sera al nostro Lupetto. Sì. Il Palermo primo in classifica. Sì. Vabbè, il primo in classifica. Con una partita in meno. Questo sta dimostrando un ottimo lavoro da parte di Stellone e di tutta la squadra, perché inizialmente nessuno in questo momento pensava il Palermo primo in classifica, viste le squadre che ci sono in campionato, tipo il Verona, il Benevento, Crotone, quindi... Zamparini sta vendendo. No, dico, forse, è una storia che dura da anni, eh? Zamparini vende. Forse questo era il periodo buono perché c'era il Black Friday, quindi c'era, sì. Lo so, però, lo non lo so. Vabbè, dico, non si sa, lui vorrebbe vendere, in teoria dice che vuole vendere, però. Vuole vendere, però. Speriamo soltanto che chi arrivi possa fare quello che ha fatto lui all'inizio. Infatti, della sua era. Secondo me dobbiamo dire grazie a Presidente Zamparini per tutto quello che ha fatto in questi anni per il nostro Palermo. Assolutamente, sì, ci ha fatto passare dei bei momenti. Ecco, mi ricordo la formazione, quella quando c'era Cavani, quando c'era Barzagli. Cioè, ora, me la dici la formazione del Palermo di oggi? Di oggi? Allora, Brignoli. Vai. Non è che ti posso dire quella, no, quella cioè, la formazione. La formazione, allora, diciamo. Allora, se giochiamo con la difesa a tre, Bellucci, Struna, Rajkovic, a destra Rispoli, al centro Muraschi o As. Uno che si chiama Muraschi al centro. Jajalo, a sinistra o Mazzotta o Alesami. E poi Trajkovski, Nestorovski, Puskas o Moreo. Ragazzi, un applauso a Lupetto, sala formazione del Palermo mitico. Qua Corrado ci sta. Io non immaginavo, io pensavo che il terzino del Palermo si chiamasse Terzinoschi, perché io ne vedo tutti polacchi, cioè tutti non si chiamano tutti Konoschi, invece, no? Invece la sa. Allora, guarda, ce la fai un pezzo Konoschi. Un pezzo Konoschi. Un pezzo Konoschi. Ce la fa ragazzi. Perdere Nestorovski quando si fa sera. Vabbè, quando si fa Seroschi. Tutta Oschi? Tutta Oschi. Tutta Oschi. Facciamo la sigla di Peppa Poschi. Vabbè, ok, guarda. Ok, un applauso. Non ho idea di cosa mi chiedi, scusami. Allora, Corrado Mutolo. Questo Palermo che è primo in classifica, cosa ne pensi di questo Palermo? Io ho visto la formazione, ha detto poc'anzi la formazione Andrea, perché secondo te in questo Palermo ci sono pochissimi italiani? O meglio, perché in Serie B e in Serie A giocano pochissimi italiani? Credo che un tempo fa è uscita un'intervista di Giampaolo dove diceva che gli stranieri mentalmente sono più pronti, forse hanno una scuola diversa. Adesso da noi i settori giovanili sono costruiti in maniera diversa, nel senso che i ragazzi vogliono subito arrivare, lì invece hanno tutt'altra mentalità, insomma, fatto dei sacrifici, perché credo che per giocare a calcio non conta sapere dare due calci a un pallone o avere della qualità, ma c'è dietro altro, c'è fare una vita diversa, sacrificarsi, vedere amici che la sera escono oppure spensierati, invece lì bisogna dedicarsi, perché poi comunque diventa un lavoro a tutti gli effetti, dove a maggior ragione serve fare una vita sana. Quindi, dove questi non sono ottimi. Ad esempio, questi non sono, questi che stiamo vedendo sul tavolo, non sono, diciamo, e non fanno parte di una vita sana di un calciatore. Però comunque, battuta a parte, è una moda che sta forse magari anche un discorso economico, costano meno
o ci sono molte società che non investono più nei settori giovanili. Credo che c'è molta improvvisazione, però basta pensare comunque che ci sono anche società come l'Empoli, l'Atalanta, che tirano fuori dei ragazzi italiani comunque di spessore, che poi danno nel calcio italiano e anche straniero. Certo, è brutto vedere un Palermo con quasi lo 90%. Credo che siano tra gli italiani che girano. C'è Moreo, c'è Rispoli, c'è Mazzotta, c'è Brignoli, però poi... Altro, sì. Sì, diciamo che l'80% è fatto di stranieri, ma basta vedere l'Udinese, sì. È il 100%, quindi forse c'è solo Lasagna come straniero. Ah, Lasagna è buona sempre. Lasagna è sempre buona. Sempre Lasagna. Quindi... Ma anche le grandi squadre, basta pensare l'Inter, basta vedere il Milan, anche se il Milan adesso sta cambiando un po' di mentalità. Ma anche la Juve, a parte il blocco Juve. Quindi ormai credo che si andrà avanti così finché qualcuno non si accorgerà che a livello giovanile il vero problema è che noi vogliamo purtroppo imitare le scuole che sono tedesche, le scuole... Io ho sempre detto che non bisogna mai imitare, ma avere una propria mentalità. Il Belgio, l'Olanda hanno dei centri tecnici dove fanno dei lavori già con i ragazzini di 11 anni, quindi riescono a portare poi diversi nazionali di spessore. Quindi secondo me è un problema anche alla base di tutto ciò. Allora, qua in platea abbiamo dei ragazzi, dei giovanissimi e degli allievi del CUS Palermo. Se tu devi dare un consiglio a un giovane calciatore per quello che deve fare in futuro per riuscire a diventare un calciatore professionista, cosa diresti? Innanzitutto di lasciare il genitore a casa. Il papà non deve mai assistere alle partite, perché diventa allenatore, diventa... E quindi purtroppo questo devo dire che sta diventando, non è una battuta, ma è un vero problema. Io, avendo un figlio che fa settore giovanile e vado a vedere le partite, è da pelle d'oca. Ho visto genitori che in categorie pulcini parlano di tattica e parlano adesso un po' qualcosa, e purtroppo gli si viene permesso, perché pagando nelle scuole calcio ormai il genitore ha diritto. È un problema abbastanza serio. Ora, questa settimana se ne sono successe, ho letto su Facebook, su internet, che ci sono stati allenatori che hanno lasciato i campi perché i genitori inveivano e volevano che il figlio, facevano gli allenatori alla tribuna. Questo è un problema molto serio, perché credo che gli addetti ai lavori non riescono a lavorare con la massima serenità. Il consiglio che do ai ragazzi è innanzitutto dobbiamo essere realisti. Purtroppo c'è una statistica che dice che tutti non possono diventare dei calciatori. Purtroppo i giovani di oggi vorrebbero tutti arrivare. Come ho detto poc'anzi, non conta dare due calci a un pallone, bisogna fare sacrifici, bisogna andare a letto presto, bisogna pensare che non tutto è dovuto. Fare un'alimentazione sì, sana. Ma non solo, non bisogna, secondo me, credo che la vera pecca, il vero problema di oggi dei ragazzi è che alla prima difficoltà molti si arrendono, quando invece, anche quando si arriva a certi livelli, ci sono ragazzi che arrivano a giocare nella primavera, in Serie C, anche in Serie A, e poi magari hanno dei momenti negativi, bisogna sapere reagire. Quindi io dico che a questa età loro si devono divertire, poi se è normale che uno augura a tutti i ragazzi di avere una carriera brillante, però devono pensare anche che la vita offre altro. Io dico sempre, come lo dico a mio figlio, che va bene, hanno la passione per il calcio, però non trascurare che sia la scuola, perché anche la scuola ti forma, e quindi essere pronto a qualsiasi occasione che ti viene data. Ok, grazie Corrado. Allora, siccome noi palermitani, il Palermo in Serie A è tornato da pochissimi anni, no? Qui, dopo pochissimi anni, il Palermo è tornato in Serie A. Noi abbiamo avuto sempre una seconda fede, giusto? Ad esempio, io sono tifoso del Milan. Ah. Io sono tifoso del Milan. Mi dispiace per te. Ho goduto del Milan di Van Basten, Gullit, Rijkaard, e dopo mi sono fermato perché, diciamo, non ho visto più nulla. Lupetto, tu? Allora, da piccolino, diciamo che simpatizzavo anche influenzato da tutti i miei compagni di squadra di calcetto. Io andavo a scuola calcio
Un po' ti tifavano quasi tutti per la Juve perché era, cioè, vinceva in quegli anni. No, ma non è che io non tifo più Juve, io tifo Palermo. Ma anche io tifo Palermo. Io vado sempre allo stadio, seguo gli allenamenti, seguo le notizie, questo. La fede ormai è palermitana. Però è normale che simpatizzavo per... Normale, come dicevi tu, prima si tifava per un'altra squadra, ma come seconda squadra. Sì, cioè, sì, non è che, oggi perché io mi ricordo pure le squadre che giocavano in Serie C col Palermo. Cioè, io mi ricordo le partite allo stadio con Bombardini, Cappioli, Di Donato, Caterino, tutti questi qua, Bifi, Iachini quando giocava, Ferrara. Galeotto, Ferrari, Galeotto che... sì. Tanino Vasari, un ragazzo tedesco, Giacomo tedesco, un ragazzo come tutti voi che siete qua, state ascoltando Tanino Vasari, sì. E allora, sì, invece Corrado, tu ti favi o tifi? No, diciamo che è... la seconda fede, ecco. No, la seconda fede è, diciamo che è l'Inter, ma più che altro perché comunque anch'io come Andrea ho il Palermo, l'ho sempre seguito, mi ricordo il Palermo Battipagliese, playout di Serie C quando purtroppo abbiamo perso, però è normale che il Palermo non ti dava tanto, navigava sempre sulle serie inferiori, quindi è normale che eccedeva la Serie A e quindi ognuno aveva la propria squadra. Poi e mio papà è interista, quindi mi ha trasmesso siccome poi quando è nato mio figlio non volevo che ti fasse Juve, gli ho regalato subito la maglietta dell'Inter, che avere un figlio juventino in casa è un problema. Vabbè, però loro hanno il triplete, cioè, quindi per tutta la vita potranno parlare. Finora possiamo dire che siamo, diciamo, l'Inter ha solo quello finora, no? Solo quello e ci basta, perché anche Corrado Nitto è un tifoso dell'Inter, eh? Io penso che essere interista perché lui, sia lui, aspetta, un dovere civico e morale. Un dovere anche perché lui non è palermitano. Quindi, no. Al massimo può tifare per il Castel Termini. Appunto, stavo pensando, siccome stiamo parlando di queste serie minori, l'Inter, il Milan, la Juve, possiamo dire che il Castel Termini va a gonfie vele? È in promozione, sì. Il Castel Termini. E hai espugnato il campo di Cammarata, io farei un applauso. Un applauso al Castel Termini che... Ah, vinto. Però tengono più i cavalli a Castel Termini che alla scuola di calcio. Purtroppo noi siamo un po' cavalliferi, molte galline, diciamo anche i conigli non scarseggiano. Mi ricordo io una bella sfilata di cavalli, c'è, cioè, una tradizione. Ma come no? Uno scoop. Io giocavo a Castel Termini. Ah, io ho giocato a Castel Termini. Grande applauso. È stata la mia ultima squadra. Ecco, è andata a Castel Termini, cioè poi hai deciso di smettere. Dopo... Sì, non per la perché per ha la detto squadra. Dopo Castel Termini ho visto No, tra l'altro un campo incredibile. Cioè, bello, un paesino così piccolo hanno un campo in erba sintetica, cioè spettacolare. Quello che abbiamo, diciamo, io ho fatto metà anno perché io non sapevo della vittoria a Cammarata. Ho giocato tantissimi anni in eccellenza nel Cammarat, poi ho fatto a Mussomeli, ho giocato, diciamo che ho girato un po'. Cioè, ragazzi, Lupetto è un ex calciatore calciatore di eccellenza. Tesserato. Lo dobbiamo dire. Tesserato. Ma dico, Corrado, ti è capitato mai di allenare Lupetto? Allenare no, però quando lui era a Castel Termini allenavo il Campofranco. Quindi il derby. Ma poi ci conosciamo da tantissimi anni, quindi devo dire che non perché qui era un buon centrocampista e poi ha giocato nei periodi dell'eccellenza, quando comunque l'eccellenza era diciamo una signora eccellenza. Sì, era come eccellenza, era molto più forte, c'erano veramente giocatori di qualità, quindi devo dire anche che... perché c'erano tantissimi cioè giocatori che hanno fatto la Serie A, la Serie B, che diciamo chiudevano che la carriera veramente lì ancora l'eccellenza si riusciva a fare c'erano dei piccoli professionisti perché c'erano anche dei budget diversi, c'era poco dilettantismo. Anche a Cammarata quando ci ha giocato lui hanno sfiorato la Serie D. Abbiamo fatto uno spareggio, la finale playoff, diciamo che preso. In dialetto quattro fila un lucky alloy. Ok, ti do la parola a Andrea, invece Andrea la tua seconda fede. Allora, la mia seconda fede è il Milan. Bravo. Quindi a caso. No, bravo. Perché un'ottima cosa. Siamo 2-1. A proposito di Castel Termini, volevo dire, visto che lui ci ha giocato, lui l'ha visto d'avversario. Io l'ultima partita che ho visto era Castel Termini, quindi collega tutte cose. Quindi Castel Termini è proprio un filo conduttore con Corrado Nitto. Sembrava Castel Termini è l'ombelico del mondo. Cioè, Castel Termini è il centro dell'universo calcistico di tutta la Sicilia. Perfetto. Meraviglioso. Niente, quindi ti favo Milan per ora siamo un po' combinati male, però
Va bene, è giusto che tutti questi bambini, come ai tempi quando ero bambino io, tutti avevano questa fede nel Milan, adesso la Juve vince da tanti anni, quindi è anche giusto che i bambini, i ragazzi di oggi tifano per la Juventus. Allora, visto che abbiamo parlato di seconda fede, stavi dicendo qualcosa? No, seconda fede, a me me ne basta una già a Singapore. Anche a me ne basta una. Tu da poco sei diventato papà, quindi sì. Ti facciamo gli auguri. Grazie, grazie. Andrea. Ha un bimbo, no, che si voglio dire, no, ci tengo a dire che in quei 3 minuti ho dato il massimo. ed è uscito un bellissimo. Vabbè, 3 minuti stai esagerando. Tre minuti con tutta la citofonata. Cioè, 3 minuti più recupero. Allora, Corrado. Corrado. Io a proposito di squadre di calcio volevo farvi notare che gli inni delle squadre di calcio sono tutti plagiati, plagi. Certo, certo. Lupetto lo sa. Per esempio l'inno del Milan è una canzone dei Coldplay, lo sanno tutti, perché fa... Milan, Milan, sempre con te. E poi c'è... Ah, non c'è nudo milanese, no? L'inno dell'Inter è plagiato pure, purtroppo, della grande Inter. O se per un gol io darei la vita, la mia vita. Poi c'è Amala, baila morena. È uguale, questo è evidente. Sotto questa luna piena, pazza Inter Amala. L'inno più plagiato di tutti è quello della Juve. Vabbè, perché diciamo la Juve è una tradizione. La Juve è una tradizione. C'è del plagio nella Juve. L'inno della Juve è una canzone, una vecchia canzone italiana del 2000. Ora io adesso lo faccio un pezzo d'inno della Juve, poi quando torno a casa mi flagello da solo, pensando di aver fatto. Juve, storia di un grande amore, non mi provocare, arriverò fino alla fine di te. Solo che quando c'era questo pezzo, tutti loro non erano neanche in quei 3 minuti di Lupetto di prima. Infatti. Quindi, fate un applauso poi. No, grazie, spontanei, per nulla pilotati, forza Cus. E allora, Lupetto ci ha detto che è stato un giocatore di eccellenza, un grande giocatore e amico di tanti calciatori, io so di così. Tanti tesserati. Di tanti tesserati. Lupetto questa sera con questa palla vi farà vedere di che pasta è fatto. Di che palla è fatto? A paesaco soco. Lupetto farà 10 palleggi davanti a tutti voi. Aspetta, minimo 10 palleggi. No, 10 ci va, a 10 lo fermiamo, dai, a 10 lo fermiamo. Allora, aspetta, leviamo i bicchieri, spostiamoci. Con la difficoltà, no? Quando me l'ha detto non ci credevo, però infatti mi buttavi i scherpi senza Lazio, non so se... Cioè, guardate, senza Lazio. Ci provo, dai. Ci riprovo. Va bene, ok, grazie a Lupetto, grazie. Grazie. Allora, Corrado, ci vuoi provare tu, Corrado? No, io se lo faccio io il crociato. Allora, se lo fa Corrado il crociato si ferma. Allora, leviamo questa palla di qua e iniziamo a parlare, Corrado, iniziamo a parlare della tua esperienza al CUS Palermo. Il CUS Palermo sei arrivato poche settimane fa. Che situazione hai trovato al CUS Palermo? Diciamo che la situazione più difficile è stata la classifica, perché giustamente la squadra ha, secondo me, un grosso potenziale. Giustamente tre punti in classifica, senza nessuna vittoria, erano usciti anche dalla Coppa, quindi... Ho trovato un po' la squadra col morale sotto i tacchi, insomma, e quindi. Però siamo stati, i ragazzi si sono messi subito a disposizione, abbiamo fatto subito una vittoria col Castelbuono, poi c'è stata quella famosa partita, poi abbiamo vinto a Partinico, poi c'è stata quella famosa partita col Canicattì che tutti abbiamo visto e che un po' ci ha penalizzati sotto tutti i punti di vista, perché
eravamo quasi arrivati alla vittoria, abbiamo purtroppo tra lupo e lupetto abbiamo subito non siamo parenti, siamo della stessa zona, però non siamo parenti, meno male che non siete parenti, anche perché non si vede. No, vabbè, dico, mi permetto di fare la battuta perché comunque c'è stato un episodio spiacevole che non fa bene né al calcio né ai giovani che si apprestano a, perché a poco di sportivo ne parlo, perché comunque è successo, è sotto l'occhio di tutti e anche i video ne sono da testimonianza. E lì diciamo che a livello psicologico un po' l'abbiamo pagata e la stiamo pagando, perché poi abbiamo subito delle squalifiche. Però adesso abbiamo anche il mercato di dicembre, abbiamo avuto anche il problema del campo, insomma, in un mese tante vicissitudini a sfavore. Che, avete insomma, il problema Dario Biondo? Beh, il problema Dario Biondo... sì, quello è un problemone. Abbiamo tanti problemi. Sì, salutiamo a Dario, no? Salutiamo Dario, che comunque c'è sempre vicino. No, comunque devo dirti che ho trovato una società fatta di persone per bene, ma che comunque conoscevo da tempo, e secondo me dobbiamo lavorare e poi tirarci fuori da questa situazione al più presto possibile, perché credo che il CUS è una bella realtà, ma in futuro potrebbe diventare una grandissima realtà, e anche per i giovani stessi, perché voglio dire, io gli auguro a ognuno di loro di arrivare il più in alto possibile, però uscire da un settore giovanile e approdare alla prima squadra del proprio settore giovanile potrebbe essere anche un traguardo, o quantomeno uno step iniziale per poi fare bene. Manca una cosa bellissima, penso, che no, tu ma credo, hai fatto credo il settore che giovanile in una squadra e poi arrivi in una squadra. Che adesso, ripeto, ci sono state tante vicissitudini, io nel mio piccolo ho la fama di fare giocare molti giovani, poi sicuramente non ho avuto tempo di dialogare, anche se li conosco, con Andrea che è responsabile, anche con gli allenatori. Io credo che non in questo momento, perché dobbiamo cominciare a lavorare per il futuro e tirarci fuori, però io credo che negli anni, io sono convinto, visto le persone che gestiscono il settore giovanile, che si potrebbe creare fra gli allievi e fra il settore giovanile della prima squadra un bel connubio. E questo deve essere secondo me l'obiettivo. Allora, veniamo da una sconfitta, abbiamo perso a Caccamo 3-1, è stata una sconfitta, diciamo, ma tra tu, virgolette con una... Tu con mi una... hai invitato alla trasmissione per mettere il coltello? Che ancora ma questa sconfitta? Ma che c'è? Ma io se vincevi l'ultima giornata, se vincevi, io dicevo, parlato, l'ultima giornata abbiamo vinto, no, non lo possiamo dire. No, vabbè, veniamo da una brutta sconfitta, anche se... Abbiamo iniziato bene, eravamo subito in vantaggio, abbiamo fatto un'ottima mezz'ora, però ripeto, purtroppo abbiamo una rosa ristretta fra infortuni e squalifiche, e quindi se avesse avuto qualche risorsa in più, secondo me, non sia la parte di Favara che sia la parte, anche perché poi sì, è vero, loro non hanno sbagliato il rigore, però sull'1-1 l'abbiamo sbagliato anche noi. Insomma, per adesso è un periodo così che ci va un po' tutto storto, però sono convinto che noi faremo una grande stagione, ci tireremo fuori e programmeremo per il futuro, perché l'obiettivo mio della venuta al CUS è proprio quella, è fare del CUS una grandissima realtà a Palermo, partendo dal basso, perché questo è un messaggio che mando ai ragazzi, veramente, che credeteci, perché arrivare a giocare in eccellenza non è, molti giovani prendono queste categorie come una categoria, vabbè, ma l'eccellenza che cos'è? No, se ci arrivi con un'età non è detto che si arrivi, però puoi fare grandi cose, però se si arriva con un'età giovane a calcare certi palcoscenici, secondo me si può ambire a grandi traguardi. Ripeto, le statistiche parlano che su 1000 ragazzi uno riesce, quindi bisogna essere anche realisti e non scoraggiarsi, però chissà, magari tra voi c'è quell'1 o 2% che possa riuscire. Ok, grazie Corrado, diamo la parola ad Andrea Bruno, lui è il direttore tecnico del settore giovanile del CUS Palermo, quest'anno si è proiettato in questa nuova avventura,
Andrea, parlaci del tuo settore giovanile. Introduco io una cosa: noi abbiamo un under 19, la Juniores è prima in classifica, 4 partite a punteggio pieno, hanno fatto una valanga di gol e ne hanno subito soltanto 3, quindi una bella realtà. Ma parliamo anche degli allievi, dei giovanissimi che stanno facendo degli ottimi risultati. Allora, intanto premetto, visto che ha detto della Juniores, è il primo anno, forse dagli ultimi 5 anni l'ho allenata io, che non l'alleno io, e si trova prima in classifica, in battuta. Qualcosa di buono l'ho fatto. Dico, forse... No, io secondo me invece te ne sei andato tu e finalmente la Juniores sta vincendo. Stavo dicendo proprio questo, quindi no, a parte lo scherzo, da qualche anno ho intrapreso anche questa esperienza di direttore tecnico, comunque di cercare di fare crescere i giovani in un ambiente sano, pulito, dove si può fare veramente, veramente bene. Meglio del CUS Palermo, forse in Sicilia non c'è niente, quindi dopo l'esperienza dello scorso anno al Don Carlo Misilmeri, parlando con te Claudio, abbiamo pensato di portare questo progetto, queste idee all'interno del CUS Palermo, e devo dire con grande successo siamo riusciti a fare per la prima volta un settore giovanile al CUS, perché fino all'anno scorso si parlava solo di scuola calcio, mentre adesso siamo riusciti a fare anche parecchi gruppi tra giovanissimi allievi. Lo staff, devo dire, di mister, collaboratori, dirigenti, è uno staff giovane, e spero che possiamo crescere insieme e raggiungere dei risultati importanti. Allora, noi abbiamo una squadra di allievi under 17, che sono provinciali, sì. Guardiamo la classifica degli under 17, se dalla regia la mandano gli under 17, credo che siano, come sono combinati in classifica? Siamo a 6 punti. Allora, Under 17, tra l'altro guidata da Cicciaronica. Cicciaronica, che sì, è stato il tecnico della prima squadra, e dopo la sua esperienza in prima squadra è tornato ad allenare gli Under 17. Quindi... noi, dico, questo a rafforzare quello che di buono vogliamo fare. Quindi comunque Ciccio è un grande allenatore, è stato magari un po' sfortunato durante l'inizio della stagione, però visto che il CUS è comunque una famiglia, è una grande persona, un bravo allenatore, abbiamo pensato di tirarcelo dalla nostra, quindi siamo contenti di questa sua nuova avventura. Ha iniziato con la prima partita questa domenica, sì, la classifica se non vedo bene abbiamo 6 punti in 4 partite, una vittoria e tre pareggi se non sbaglio. Un gruppo nuovo su cui sicuramente c'è da lavorare, e niente, questo è quello degli under 17. Andiamo agli under 16, sono i ragazzi del mister Demma. Allora, gli under 16 di mister Salvo Demma, anche lui un mister preparatissimo che è con me già da 2-3 anni, era con me a Misilmeri, l'ho voluto fortemente anche qui, quindi è venuto, lo ringrazio per questo. La classifica qua siamo messi bene, sembra che siamo là sotto, però in realtà noi abbiamo vinto con le squadre che non fanno classifica, quindi non ci hanno messo 6 punti, perché noi saremmo primi a 12 punti, però in questo momento abbiamo 6 punti, comunque per le squadre che fanno classifica è quello che interessa a noi, comunque siamo primi in questo campionato. Perfetto, poi abbiamo i ragazzi dei mister Adeola. E perché con Mister Adeola scatta l'applauso e con Mister Demma no? Perché con Mister Adeola scatta l'applauso e con Mister Demma no? Il nostro sceriffo, Mister Demma, no? Allora, un consiglio al Mister Demma. Rumane il giro di campo. Per una settimana. Variazione. Ma allora, non lo vedi che c'ha la faccia tipo da sceriffo, no? Variazione. Alla faccia tipo da sceriffo. Allora, Mister Adeola. Mister Adeola. Allora, giovane, giovanissimo, anzi forse il nostro tecnico più giovane. Anche lui comunque preparato, un bravissimo ragazzo che sa tanto di calcio. Quindi sicuramente sentiremo parlare di lui. Mi auguro con noi e poi in futuro possa raggiungere obiettivi anche più importanti. La classifica però lo vede
terzo. Lo vede terzo. No, no, sto scherzando. Ha veramente una bella squadra, un bel gruppo che gioca bene a calcio. Ha pareggiato con la prima in classifica. Ha pareggiato con la prima, quindi ha 10 punti in 4 partite, 3 vittorie e un pareggio, fuori casa con la prima. Dico, sta facendo abbastanza bene. Dico, l'obiettivo nostro è, oltre alla crescita loro, cercare nel minor tempo possibile di raggiungere gli obiettivi dei campionati regionali, appunto per dare più visibilità a loro, farli crescere e cercare appunto questa collaborazione con la prima squadra per dare dei giovani importanti anche per l'eccellenza. L'ultimo gruppo del settore giovanile abbiamo i ragazzi dell'Under 14, no? Allenati da Mister Renna. Mister Renna è il nostro disastro. Il nostro disastro. Il nostro disastro in senso buono. In senso buono, no? Il nostro disastro. Nel senso che è anche lui giovane. Ora parte Mister Renna, lo sai? Dov'è? Io non lo vedo, chi è? No, lui... eccolo là. Lui, però... allora, questo parte, nel periodo di Natale parte. Però io vi dico una cosa. L'ho capito, non infierire. Non faccio finta di niente. Stiamo zitti perché ancora. L'abbiamo volevamo capito. Fare finta di niente, ma... Mister, aspetta, Corrado decide di fare questo dopo sta battuta. Te, mister, vi sta squagliando. Vi. No, potete sorseggiare. No, io non bevo alcolici, quindi. Mister, no, vabbè. No. Perché se volete, rompo io il ghiaccio, no? No. Bravo. Scusate, brindiamo, no? Ok, brindiamo. Ah, sì, puro, ogni cosa che fanno, applauso. Giusto. Lo lascio a Corrado, che è sicuro che beve. Perché allora era tutto organizzato per interrompere, per non parlare del Mister Renna. Infatti, ma... era fatta apposta. No? No, ma scusaci, Mister Renna, ma dopo sta battuta dovevamo fare qualcos'altro. Cioè, quindi continuiamo a parlare del Mister. Allora, diciamo disastro, stiamo parlando di disastro. Nel senso buono, diciamo che è il nostro punto, è il nostro sfogo, no? Quando noi siamo incavolati, ce la prendiamo con lui. Quando siamo contenti ce la prendiamo con lui. Se non si trova un pallone è colpa di Mister Renna. È colpa sempre sua, quindi è diventato un... Si è perso un bambino è colpa un diverti- di Mister è diventato Renna. Un divertimento, però lui ha il cus nel cuore. È venuto anche in trasmissione con il tre quarti delle scarpe da calcio per dimostrare che è attaccato a questi colori. E niente, anche lui sta facendo un bel campionato, un gruppo 2005 sperimentale, regionale. Forse è un girone abbastanza impegnativo, perché è secondo me il più impegnativo e il più importante, perché si passa da un campo a 7 a 9 a un campo a 11 e bisogna comunque iniziare a lavorare bene, dare le basi giuste a quest'età. Quindi stanno facendo tutti bene i tecnici e sono contento, soddisfatto, e siamo in linea con quello che ci eravamo prefissato a inizio stagione. Ok, grazie Mister Bruno. E ora è arrivato un momento importante di questa puntata. Perché qua non tutti sanno che Lupetto non è solo un ex calciatore, ma è anche un ex cantante. Sì, sì, questa non cosa. Non è vero. Questo lo sappiamo tutti. Non è vero. Lo sanno. Allora, ragazzi, Lupetto è un cantante, non un ex. È un cantante. Non è vero, anzi ci tengo a dire una cosa, io non canto più, cioè non canto, non è cantato mai, però non canto più, perché l'ultima volta che cantavo se ne è buttato 60, quindi io non canto più. E allora? Che c'è? Signore e signori, per voi questa sera Lupetto canterà Bella Bionda. No, ma non la so, non io non la sapevo. Allora, a dire la verità, so il ritornello, ma di Beautiful Blonde. No, ma ci arriviamo. Corrado mi ha scritto. No, io non so cantare, raga. Bella bionda, sei con me. Sei con me. Forse la parla con te, però che ne so, io non la so, capito? E allora mi fa cantare se ti offro da bere, bella bionda, stai con me. E tu potresti stare con me, offri a me. Beviamo qualcosa, la notte, amiamo la picca la notte, non lo so, la voce. Bevi uno champagne, prendi quello che vuoi, basta che... Me la dai? Embelava. Cos'è? Io ti porterò.
La maestanzetta. Toccheremo nel cielo le stelle più belle, brilleremo di più. Io ti porterò fino a Bebe Luna. Io raga, io sto improvvisando, ma che devo fare? Io saluto Daniele, io lo conosco, ma... Brilleremo di più, dammi le mani. Dammi le mani. La lasciamo così, questo. Dammi le mani. Dammi le mani, sì. Mani in alto. È una rapina. Come i pazzi cantiamo, bionda balla per me, sei uno... Se no sballo. Schianto. Vabbè, lui era Nico, sto schianto o sballo. Ragazzi, veramente, c'è tutto improvvisato, non lo sapevo, mi fai sicuro. Neanche io, cioè, tutte cose lui fa. Tutte cose lui fa, tutte cose clave. Io volevo chiedere una cosa a tutti. Va bene, vai, corri. Secondo voi chi è stato il più grande giocatore della storia, compresi quelle di oggi, a parte Lupetto, non vale Lupetto nella classifica. Lupetto è fuori concorso, ragazzi. Perché io ne sento tante... È difficile. Vediamo, uno, però uno. Uno. Un nome. Uno è difficile. Mister, comincia tu. Allora, comincia il mister, comincia il mister. Microfono. Mister, microfono, microfono. Penso Maradona, perché comunque rispetto a... Diciamo, dei due, fra Maradona e Pelé, però Maradona, perché secondo me ha giocato nel campionato italiano, che è il campionato più difficile. Al Napoli con allora, Francini e questa, Garella. Questa, chi la capisce, la capisce. Maradona a tirare non un marone. Tirare... L'abbiamo capito. Maradona al passato, Cristiano Ronaldo al presente. Cristiano Ronaldo. Maradona. Andrea... Vabbè, tra Maradona, Messi, Ronaldo, però sinceramente quello che mi faceva divertire di più, almeno quando ero ragazzino, è Ronaldinho per me. Ronaldinho. Bravo. Lupetto. Secondo me uno dei giocatori più forti. Ah, perché mi hai detto un microfono se giochi? Vabbè, però. So. Perché volevo cantare. Infatti. Bella bionda. No, questo qua. Allora, uno dei più forti, vabbè, a parte Dario Biondo che caso la faceva i magie. No, vero, stavo dicendo pure io, forse per quello che... Cioè, per divertimento, uno va da se tagliava... Anche perché il calcio è spettacolo. Cioè, non è soltanto sfottò tra le tifoserie, il gol bello, la gomitata. Cioè, queste sono... Anche è un gioco spettacolare, quindi Ronaldinho, Messi, Ronaldo, Maradona, questi sono tutti fuori casa. Zidane, ragazzi. Zidane. Lamberto Zauli, raga, ma chi sape? Eugenio Morini. Miccoli. Che ne sanno di Lamberto Zauli? Dai, Miccoli, l'applauso ci sta. Ah, ora vi racconto questo perché, visto che si parla ormai, sapete che ho giochicchiato pure io, ho avuto la fortuna con il Camerat di giocare qualche amichevole qua al Renzo Barbera, una squadra fortissima, c'era Ilicic, Pastore, ragazzi, Sirigu, tutti, Kier, tutti i giocatori Kier, che hanno fatto, Migliaccio, ragazzi, io ero centrocampista e mi impressionava Migliaccio, Liverani, Nocerino, ragazzi, giocatori ce ne sono tantissimi, ce ne sono stati tanti bravi, però se mi dici uno è difficile. Uno, scegliene uno, no? Dai, uno devi scegliere. Luca Toni. No, Maradona fortissimo. Per me è Maradona. Mi piaceva, ma Maradona era Maradona. Per me Ronaldo. Invece Ronaldo originale. Ronaldo. Originale. Vabbè. Ragazzi, l'Inter di Simoni giocava con un modulo 8-1-1 palla a Ronaldo. Gli davi la palla a lui e faceva tutto da solo. Questo è vero, però era una cosa Maradona era aveva un Invece il calciatore italiano più bravo aveva un tocco. Il calciatore italiano secondo me più bravo. Ma che abbiamo avuto negli ultimi parliamo di un giocatore attuale o... no un giocatore italiano ma tu mi fai domande troppo ampie scegliamone uno veloce. Ci sono stati giocatori fortissimi, Totti, Del Piero, Baggio, ma uno anche come esempio fuori dal campo, ecco.
Uno che dobbiamo scegliere anche come esempio fuori dal campo. Fuori dal campo? Fuori dal campo. Zanetti. Italiana abbiamo detto. Non l'avevo capito. Maldini, dai. Fuori dal campo, ce ne sono diversi, ragazzi. Anche uno. Ma io mi sto facendo mente locale. Se tu mi parli del passato e di oggi, ti posso dire. Ti devo dire. Del Piero, ok. Andiamo, Andrea. Allora, miglior giocatore secondo me è Baggio. Baggio. Però se tu parli di valori e di tutto, forse non so, Baresi. Corrado. Ma sì, anche io penso che Baggio sia stato uno dei giocatori più forti. Però i ragazzi non se lo ricordano e io un po', non dico a malapena, però a me faceva impazzire Bruno Conti. Ora mi sta facendo pensare, lui ha detto Baresi come un difensore centrale fortissimo. Eccezionale. Ma se parliamo anche di lealtà, cioè Scirea, ci sono tantissimi altri giocatori che hanno fatto... Paolo Maldini è stato un esempio per tanti giovani. Però è difficile. Adesso è più facile cambiare infatti, squadra. Ma infatti io credo, ricollegandomi al discorso dei giovani, che se i giovani riuscissero a vedersi e a leggere degli articoli di Maldini, non di ora, di questo che magari molti prendono esempio di Balotelli, di tutti questi giocatori tatuati. Il problema dei giovani adesso è questo. Basta che loro riescono a farsi un giro su internet e vanno a vedere la storia di tutti quelli che parlano, lasciano interviste della vita che hanno fatto, allora lì capiscono tante cose. E allora parliamo di un altro argomento del calcio, la violenza che c'è per ora un po', diciamo, è diventata attualità, un'aggressione a un arbitro nel Lazio, sono state sospese tutte le partite a livello dilettantistico. È una finale di Coppa Libertadores, River Plate contro l'altra squadra, qual è? Boca Junior, che è stata sospesa e ha data da destinarsi. Allora, il calcio sì, è una grande passione, ma a volte sfocia in questa violenza. Lupetto, cosa si può fare secondo te? Ma allora, poco fa il mister diceva dare degli esempi ai ragazzi, anche Andrea ha detto delle belle cose per i giovani. Il discorso è questo, che i giovani, specialmente in questo momento, sono attaccati agli smartphone, guardano video, partite di tutti i tipi, dalla Serie A, dalla Champions League, mondiali, fino alla prima categoria, ok? Alla terza categoria. E il problema è questo, se già a monte, dove ci sono situazioni come quella del Frosinone-Palermo, ora dico io Frosinone-Palermo, ok? Sì. Io prendo... Un esempio, Frosinone-Palermo, di una gara del genere, non perché siamo tifosi palermitani, però quello è un gesto da punire, cioè che sia una partita playoff finale per andare in Serie A, che sia uno spareggio, che sia una partita normale, semplice di campionato, cioè là va punito, perché se ci fai caso, non so se avete notato, subito dopo finisce il campionato di Serie B, mister, e in campionato in Serie A, Parma-Inter o Inter-Parma, non mi ricordo, il portiere del Parma prende la palla che era fuori, lui stava battendo l'Inter un calcio d'angolo, lui prende la palla dalla rimessa e la mette in campo, cioè quindi ostruire il gioco avversario, questa è una scorrettezza che se non la punisci in Serie A poi te la ritrovi negli allievi, nei giovanissimi, quindi questo è l'errore, non punire, cioè se tu senti il Frosinone radiato in promozione, tu dici... Allora hanno sbagliato, quindi dai quel segnale, no? Che non li punisci. Quindi, non punire il portiere o il giocatore che ha tirato la palla in campo, il portiere del Parma, significa che tu dai un esempio sbagliato al portiere degli allievi del CUS, che lo fa pure lui, perché dice, mia, come? In Serie A non lo puniscono, allora devono punire me, e lo faccio, è scorrettezza. Questa è una quindi secondo te le pene sono leggere? Cioè, pene leggere, ma non le hanno nemmeno attuate. No, assolutamente. Frosinone Palermo è stato l'esempio lampante. No, questa è stata una presa in giro a tutti gli effetti. Cioè, Corrado. No,
Andrea ha detto tutto. Frosinone Palermo è stata una brutta pagina, ma non perché c'era comunque la squadra della nostra città. Certo, no, infatti. Dico, infatti lui ha precisato. Non, è stata una brutta pagina perché è stata ma per tanti motivi, perché secondo me è passato un brutto messaggio che non lo so, non, è difficile da dire perché non guarda, io credo che sono ancora amareggiato perché non sti ragazzi, cioè i ragazzi di oggi appunto poi si rispecchiano su questi campionati professionisti, quindi vedere un'immagine del genere fa male al calcio, anche perché poi sai anche la giustizia sportiva non prende provvedimenti, quindi e poi magari si va a creare l'episodio della partita. Credo che questa che state facendo vedere adesso Io sono messo in mezzo, mi sposto sposto di un po', vedere adesso è una cosa simile a quello che forse è successo, perché c'è una condotta, metti un po' più indietro, antisportiva. Allora questa è la partita Canicatticus Palermo, guardate la gomitata dell'attaccante in alto a destra dello schermo al difensore che cade a terra, l'arbitro fa correre, non vede nulla, guardate che succede, poi l'arbitro si accorge che il difensore è a terra e ferma il gioco qua. Quando ferma il gioco qua, la palla in aria non è di nessuna delle due squadre, quindi in teoria la rimessa del gioco doveva essere la palla, la cosiddetta la rimessa dell'arbitro doveva essere in una zona neutra. Comunque riprende il gioco, l'arbitro, vedete, la palla in aria non è di nessuna delle due squadre, quindi non la deve dare a nessuno. E qua c'è un giocatore del CUS che, puoi mettere un attimo indietro forse, non, ecco guardate qua, un giocatore del CUS dice dai la palla dietro, ricominci da là, invece l'arbitro consegna la palla all'attaccante del Canicattì, che questo a posto di ripartire cerca di andare verso la porta, poi succede il fallo, qua succede un po' di bagarre in campo, l'attaccante, il centrocampista del, guardate che fa, batte mentre tutti sono distratti, tiro, gol 1-1, questo è al 97esimo, no? Ed ecco la reazione di tutti quanti, poi è una reazione un po', diciamo, non è successo nulla, è stata soltanto una reazione verbale, tutti l'avevano contro questo lupo, si chiama Lupo, che non ha restituito palla, o meglio non l'ha giocata indietro, e vi faccio vedere questo che corre con la casacca gialla, con la casacca verde sono io che cerco di calmare gli animi. A un certo punto vedrete qua arrivare, tra poco si vede, Mister Mutolo che cerca di mettere pace, guarda, lo vedi Mister Mutolo, guarda, tra poco si vede Mister Mutolo, tra poco spunta, va, eccolo qua, va. Eccolo qua Mister Mutolo calmissimo che va da quello e gli dice tu sei stato un brevissimo ragazzo, la palla la dovevi ridare, non gli dice niente Mister Mutolo, gli dice tu. E logicamente vabbè, ci possiamo fermare, dato che mi hai chiamato in causa non è... ma è giusto perché molti hanno pensato no. Tu hai preso una squalifica anche per questo, no? No vabbè, dico ho preso la squalifica perché comunque l'allenatore anche in questi casi, guardate Mister Mutolo, guardate l'agilità di Mister Mutolo, vabbè qualcuno qui mi conosce come Davide, 20 anni fa credo che lui non sarebbe uscito neanche dal campo, però diciamo che è una cosa che fa male, anche la mia reazione non è corretta, perché io sono poi uno che a mente serena faccio sempre il mia colpa, perché comunque noi nel limite del possibile, come ha detto i lavori, dobbiamo cercare sempre di sedare gli animi, però lì è successa una cosa che sinceramente fa male al calcio, fa male a quello che sono i valori dello sport, purtroppo è successa, però lì ti devo dire che c'è una serie di errori, come avete visto, che andavano, l'arbitro ha commesso una serie di errori, quella è la cosa che fa rabbia. Io come dicevo in settimana ad alcuni amici arbitri,
uno fa dei sacrifici durante la settimana e non può subire, perché no, là non c'è un errore di valutazione, lì sono degli errori tecnici, perché l'arbitro dal regolamento, quando deve scodellare la palla in due, deve far sì che l'avversario siano uno di fronte all'altro e lui deve scodellare la palla in mezzo, e poi la palla, se avete visto l'azione, al giocatore c'è una ripresa del gioco su un calcio di punizione 7 metri lontano dal fischio dell'arbitro. Quindi quello è un attimino un po' che ci ha fatto perdere le staffe. Però un messaggio che mando è a tutti, ma dico tutti, soprattutto a voi ragazzi, che in questo caso meglio perdere la partita, però uscire dal campo a testa alta. Grazie Corrado. Andrea, settore giovanile, episodi di, tra virgolette, violenza, specialmente, come diceva Corrado poc'anzi, i genitori tra gli spalti che sembrano degli ultra. E questo è un problema, come diceva Corrado, purtroppo i genitori dovrebbero stare a casa e fare giocare e divertire i propri figli. Perché spesso e volentieri per i ragazzi magari sì, ci può essere gioco duro, partita tesa e quant'altro, però per i ragazzi finisce lì. Questo è vero. Mentre i genitori continuano, se la portano fuori durante la partita, si litigano tra di loro fuori e fanno fare brutta figura ai ragazzi. Certo. Perché se noi parliamo con i ragazzi e gli dico ma se tuo padre facesse una cosa del genere fuori, il ragazzo mi risponde mio padre mi farebbe fare brutta figura, mi mortificherei. Quindi, questo è vero, questo è vero. I ragazzi non sono. Sì, io qua do una. Mi permetto, perché sono da una vita nel calcio, do una bacchettata anche agli addetti ai lavori. E ti racconto un aneddoto che io ho fatto una mia breve esperienza. Non ho mai lavorato al settore giovanile, ma perché non condivido la politica del settore giovanile? Nel senso che si dà troppa importanza ai genitori, no? Nel senso che il genitore paga, quindi può dire la sua, quando non è così. Quando io ho sempre detto che è una scuola calcio, non tutti possono essere allo stesso livello, quindi il genitore non può. Io porto sempre l'esempio della scuola: se io porto mio figlio in una scuola privata dove vado a pagare, non posso pretendere che se il compagno di scuola prende un 9, non è perché io e il genitore paghiamo la stessa cifra, mio figlio può prendere 9, prenderà 9 quando lo merita. E questo dovrebbe essere il messaggio che si dovrebbe stare nelle scuole calcio. Però se anche noi delle addetti ai lavori ci mettessimo del nostro, allora io una volta ti racconto un episodio. Ho fatto un'esperienza col settore giovanile del CEI, dove ho dato una mano a Enzo Casula, e giocavamo a Borgo Nuovo. Era un torneo, mi sembra neanche FCC, era un torneo organizzato dall'ACLI, se non sbaglio. A un certo punto, come dice Andrea, non è un problema dei ragazzi, i genitori. Mentre giocavamo era CEI Palermo. A un certo punto, mentre si giocava, parapiglia negli asfalti, perché un genitore, mi dicono, che gli diceva rompigli le gambe, fai fallo, cose che dicono purtroppo non dovrebbero esistere. E allora ci fu un parapiglia, allora tutti questi ragazzini si sono messi là un po' impauriti. Io non ho fatto altro, ma non lo dico perché mi voglio vantare, perché anche noi dovremmo dare l'esempio, pensare meno al risultato, più a mandare dei messaggi, soprattutto con i ragazzi giovani, iniziando alle scuole calcio. Io ho chiamato l'arbitro, gli ho detto da questo momento tu fischi la fine e noi ce ne andiamo negli spogliatoi, o se no i genitori vanno a casa, se si devono picchiare si mettono fuori dal campo e i ragazzi li lasciano giocare. Da quel momento abbiamo fermato la partita, abbiamo aspettato che i genitori si calmino, li abbiamo umiliati, perché fermando la partita tu li umili, certo, perché gli fai pesare quell'episodio, e abbiamo continuato la partita. Ecco, lì bisognerebbe anche mandare dei messaggi un po'. Io per esempio, un altro aneddoto, perché dico questo, ho organizzato negli anni passati l'Amito Cup, che era un torneo sì, allievi, che adesso non faccio più. A prima partita di torneo, rissa negli spalti, ho fermato la partita, ho detto da questo momento o uscite tutti voi o non iniziamo. Da quel momento non c'è stata più una rissa, una cosa. Quindi anche noi addetti ai lavori dovremmo pensare meno al risultato, più a dare delle lezioni di vita, sia ai ragazzi che l'esempio, a dare l'esempio, che questa è la cosa importante nel calcio. Va bene, allora siamo alle battute finali, ringraziamo
della vostra partecipazione a questa nostra prima puntata, questo esperimento che stiamo facendo al Palab. Ringraziamo Andrea Lupo, detto Lupetto. Grazie, grazie gentilissimo. Ringraziamo Corrado Mutolo, allenatore della scuola di eccellenza del CUS Palermo, e ringraziamo il direttore tecnico del settore giovanile Andrea Bruno. Allora ci vediamo il prossimo giovedì in diretta. Abbiamo come ospiti Credo Terlizzi, Toti La Bianca della società Avanti Tutta, Mario Caminita, noto DJ, diciamo presentatore radiofonico di Palermo. Io e Corrado Ritto vi aspettiamo giovedì prossimo. Ringraziamo il Palab e ringraziamo i nostri sponsor. Abbiamo Zona Ottica, Paria Caffè, Il Legno Italia e Clinica Veterinaria Zarcone. Un abbraccio a tutti, grazie di cuore e benvenuti al Palab dello Sport.